Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo con questo 2022 con dei nuovi video make-up. E cosa faremo in questi nuovi video make-up? Partiremo con un grande botto. Perché a Natale mi sono stati regalati questi pigmenti di Revolution, che sono questi qua. Riuscite a vedere che colori pazzi sono? E ovviamente mi sono stati regalati dei colori pazzi perché chi me l'ha regalato conosce benissimo i miei gusti. Un po' così extra. E quindi ho detto: quale migliore occasione per provarli se non in un video? Oggi andremo a fare un bel make-up look utilizzando appunto questi pigmenti molto belli e vedremo come funzionano sul viso. Non ho mai utilizzato dei pigmenti, quindi spero di essere all'altezza. Ma vedremo, vediamo. So di sembrare un po' un pagliaccio al momento, but trust the process. Quindi ho messo un po' di correttore e come primer occhi e adesso vado un momento a settare il mio primer occhi con un filino di cipria. Io vorrei fare un trucco sul viola e giallo perché a me questo abbinamento di colori piace tantissimo, quindi proviamoci. Possiamo partire con un rosa shocking per fare la nostra linea di transizione. Io andrei adesso con un pennellino così a vedere come reagisce sull'occhio. Oddio. Fortuna che faccio prima gli occhi, se no la vedo grigia. Prendiamo un pennellino da sfumatura e sempre con questo rosa andiamo a sfumarlo. Oh, mi piace molto. Mi piace. Questo rosa bello pigmentato, beh, giustamente. Di nome, di fatto, e devo dire anche che si sfuma niente male. Occhio rosa non mente mai. Mi sono come sempre spinta verso l'alto con il colore. Passiamo subito al viola. Eccolo qui il signor viola. Devo stare attenta anche con questo, che non mi voli da tutte le parti. Prendiamo sempre lo stesso pennello, tanto viola è un po' il fratello del rosa, no? E senza timore andiamo ad applicarlo un po' più sotto alla piega dell'occhio. Ma comunque, che colori pazzi, io adoro. Io adoro. È un colore molto intenso ma sfumabile. Si fondono molto bene l'uno nell'altro i due colori, quindi sono contenta. Prendo un altro pennello sempre da sfumatura e vado a sfumare i due colori qua sopra perché mi sembra che ci sia un po' troppa linea, uno stacco troppo netto e mi porto sempre verso l'alto, ovviamente. Non so, mi sembra che nella piega dell'occhio non attacchi bene. Com'è? Ci siamo, mamma mia. Che cosa pazza! Ora cosa andiamo a fare? Vorrei fare una bella cut crease e mettere appunto nella cut crease il mio bel giallone. Sto già pensando che dopo questo trucco dovrò togliermelo e farne un altro più sobrio perché vado fuori a cena stasera. Non che io non voglia andarci ovviamente con un trucco così pazzo perché insomma è un po' uno stile di vita per me. Però devo andare a cena per l'anniversario e ho già un outfit in mente, ovviamente sui toni del marrone, un po' elegante così. E questo viola effettivamente non so quanto possa starci bene. Quindi insomma dovrò o trovare una soluzione alternativa per poter tenere questo trucco o cambiare un po' appunto trucco. Vedremo, vedremo. Adesso andiamo con il giallo. Più giallo di così non si può. Ok, let's go. Vado a prelevare un po' del mio pigmento giallo e lo vado a 3-2-1 applicare qua. Fa un po' di fallout, questo giallo, però insomma ci sta. Poi vabbè, adesso non è proprio precisissimo, ma andremo a definire tutta la situazione con un po' di viola tra il giallo appunto e il viola, ovviamente. Però devo dire che questi pigmenti mi piacciono moltissimo. Poi ovvio che
magari io non li sto usando nella maniera più corretta, questo non so dirvelo, anzi se sapete dirmelo voi scrivetelo nei commenti. E ormai che ci siamo, vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, così potrete vedere subito gli altri, li avrete già nella home e potete vederli senza doverli cercare, ecco, per voi lo dico. A parte gli scherzi, se vi fa piacere seguirmi, farebbe molto piacere anche a me. Il giallo lo abbiamo messo. Devo dire che tra la realtà e quello che vedo io nel packaging, quindi il prodotto in sé, sull'occhio rende un pelino meno, devo dire la verità. Cioè, è molto bello, eh. Allora, vado a prendere un altro po' di viola, lo metto qua e collego un po' i due colori, provo a fare un po' una sfumatura. Adesso prendo un pennellino più piccolo, molto sottile, di precisione, vado a pulire un po' la linea della cut crease che ho creato prima, rendendo anche il trucco un po' più tridimensionale, perché purtroppo la differenza tra il viola e il fucsia non è così netta. Cioè, comunque sono due colori molto simili, quindi è difficile anche creare troppa dimensione tra i due. Però devo dire che mi ritengo parecchio soddisfatta. Adesso voglio fare una sorta di riga d'eyeliner, ma la voglio andare a fare con la matita, perché non so, ultimamente mi trovo meglio con la matita piuttosto che con l'eyeliner. Eccoci qua con la base fatta, sono un po' al fantasma dell'opera, ma devo ancora fare contouring. Però volevo dirvi che ho deciso di fare una bella puntina di matita per collegare l'eyeliner fatto prima, per rendere lo sguardo un po' più cat hey. Ma volevo anche dirvi che, a differenza di quest'occhio, non ho ancora capito bene perché, quest'occhio qua non si è ossidato, infatti potete vedere che è perfetto, sfumatura è venuta benissimo. Magari sono le telecamere che mi un po' imbarazzano, ecco. Comunque, bando alle ciance, voglio fare qualcosa anche sotto all'occhio, anche se effettivamente è già molto extra così, ma voglio aggiungere un po' di pigmento sotto, soprattutto per vedere come si comporta sotto all'occhio. Quindi ho intenzione di fare le pazzie ed utilizzare l'arancione. Intanto faccio l'altra codina, dopo andrò a mettere anche la matita nera all'interno dell'occhio. Sempre più extra questo trucco, ma siamo qua per osare, mica chiacchiere. Ok, e andiamo a prendere un pennellino piccolino, così. Andiamo a vedere cosa salta fuori. Wow. Questo arancione mi fa impazzire. Non so, oggi sto andando un po' freestyle, così, dove mi porta il vento, però non mi sembra niente male. Vado a prendere un altro pennellino da sfumatura, intingo un po' il colore, ma molto poco, e vado a passarlo. Molto carino questo arancione. Come il giallo, il colore comunque è leggermente diverso da quello della scatolina, cioè mi sembra un po' meno fluo. Abbiamo messo la matita nera nell'occhio, direi sguardo un po' cat eye. Mi piace tantissimo questo trucco. Vado a mettere il mascara, un po' di contouring e poi siamo arrivati alla fine di questo make-up look. Bene ragazzi, questo è il make-up look terminato. Molto extra, ma comunque secondo me per una serata un po' così, un po' pazza, diciamo, ci sta un sacco. Mi sono tenuta le labbra abbastanza sobrie. Cosa dite? Io questi pigmenti di Revolution li promuovo al 100%, mi sono piaciuti tantissimo, mi piace un sacco sperimentare con i colori, è veramente bello. Quindi abbiamo concluso con questa grande approvazione, questo video mi è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere se ne volete altri così, in cui testo, provo vari prodotti. A me piacciono un sacco, mi diverto tantissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate like e al prossimo video. Ciao!